non so chi si riferisca, né chiaro, nel senso che non lo è, che non ha una busta paga, che diciamo ha fatto politica e si ritrova con i palazzi, non lo manca di funzione. Così, e certo, allora facciamo i nomi, i cognomi e vediamo chi poi effettivamente non ha una rispondenza tra il suo operato professionale e i palazzi. Punto è un altro, insomma, i costi della politica sono diversi, sono altri, sono quelli che riguardano non solo il paese di Casoli, anzi forse marginalmente, ma che diciamo stanno appassionando un poco i giornali, le televisioni e i movimenti politici di questi ultimi anni, che sono tutti gli sprechi che si consumano attorno alla vicenda politica. Io faccio una riflessione molto breve, insomma, quando sento dire che Grillo non fa politica, a me questa cosa un po' mi crea un imbarazzo, perché alcuni dei concetti che contiene quel movimento e quel luogo di pensiero, io li condivido tutti, ma non so se chi dei due non fa la politica, ma insomma dire che non è possibile più avere 1000 parlamentari, dire che non è possibile più diciamo rimborsare i partiti con un criterio da 5 euro cittadini elettori, dire che non è più pensabile di avere una serie di benefit per chi viene eletto alla Camera o al Senato, e se questo significa come dire che non si fa più politica, io sinceramente non so. Penso che poi c'è bisogno però di una proposta seria che diciamo vada, che parta dai livelli più bassi e che arrivi poi a quelli umani. Noi abbiamo provato, tu lo sai bene, e ci siamo anche per il momento di, e questo devo dire grazie all'attivismo prima ancora che del Consiglio Comunale, a quale va comunque un ringraziamento particolare, ma all'attivismo dei sindacati, all'attivismo diciamo della Camera Forense, dell'Ordine dei Commercialisti e principalmente del gruppo del Partito Democratico, noi qualche mese fa abbiamo approvato un regolamento del Consiglio Comunale, dopo che io l'avevo presentato a luglio del 2011, anzi scusami, a settembre 2011, un mese dopo la mia elezione a Presidente del Consiglio, che prevedeva una riduzione delle commissioni consigliari, una riduzione dei membri che facevano parte di quelle commissioni, introduceva l'obbligatorietà di notifica delle varie convocazioni non più attraverso il messo notificatore, ma attraverso una posta certificata, che non mi sembrava diciamo stravolgere il mondo. Ma se io in un click posso notificare l'atto ad Obama, non capisco perché devo ancora utilizzare numerose risme di carta per dover notificare a tutti i consiglieri comunali, a notificare poi a tutti quanti gli assessori e così via dicendo. Intanto entra Andrea Cozzolino, a quale va un applauso, e vi chiamo a procurarci subito al tavolo. Ma no, però anche noi siamo senza te abbiamo l'unico allora in questo è apparso subito necessario, almeno qua a Casoglia, di cominciare un lavoro che è durato anche poco, relativamente poco, nel quale vi era un piano indirizzo, ridurre i costi, cioè significava le commissioni erano 8 commissioni consigliari, noi ritenevamo che ne bastassero 4, anche perché le commissioni consigliari non avevano un potere diciamo decisionale, avevano solo un potere consultivo, che anziché tenere 12 membri in ogni singola commissione, appariva necessario fare una riduzione a 7 o 5 membri massimo, cioè una rispondenza consigliere basta, non altro che come al solito. No, però non è neanche giusto che chi è stato autore e protagonista sia sentito. Allora, è chiaro che quando c'è una riduzione del numero dei consiglieri, l'effetto è che vi è stata una stima degli uffici di una riduzione dei costi
della politica di 60-70 mila euro nel bilancio annuale, che non è un costo, attenzione, rilevante, perché qualcuno dirà, ma parliamo di una goccia in un mare, ma parliamo che 60-70 mila euro è un segnale importante che andava dato in un momento così particolare nella vita del nostro paese. Non a caso, e questo sempre grazie all'ausilio non solo del Consiglio, ma anche di quelle forze che prima ho elencato, io mi sono permesso di scrivere una nota, sottendo anche le ironie di qualche consiglio, al Presidente del Consiglio nazionale. Questo l'ho fatto la scorsa settimana, spero che mi risponda, per dire se a Casoria è stato possibile ridurre di 60-70 mila euro quelle che io definisco le spese della politica. Noi ti invitiamo, caro Lembo, noi ti invitiamo a ridurre quelle spese che oggi l'Italia ti chiede di ridurre, perché probabilmente è un segnale che i cittadini oggi hanno. Questo a Casoria, ripeto, è passato in sordina, ma diventa un messaggio che deve essere veicolato, perché ci consente di poter immaginare un modello che, se poi viene trasferito ai dirigenti e a tutte quelle spese che probabilmente sono più rilevanti in un bilancio comunale, ci possono consentire di destinare quelle risorse per delle attività che il Paese ci chiede in questo momento. E con questo poi chiudo, caro direttore, ancora una volta elogiando il vostro ruolo come stampa locale, perché diventa forse l'unico vincolo, anche per chi legge, per porsi dei problemi sulla vita quotidiana. Guardate, altra cosa che dopo pochi giorni dalla mia presidenza è stata realizzata, è stata una consulta dei presidenti. Noi abbiamo messo insieme 13 presidenti del Consiglio Comunale dell'area Nord di Napoli, li abbiamo portati a Casoria. E che cosa abbiamo detto? In una figura, quella del Presidente del Consiglio, che è schiacciata tra quella, diciamo, del Sindaco e quella del Consigliere, diamo una veste a questa figura del Presidente, facciamola diventare un motore. In una logica che non ha più senso ormai parlare del Comune di Casoria, perché noi abbiamo l'esigenza, che è sempre più sentita, di parlare di aree metropolitane, perché il problema che ha Casoria sulla presenza della Camorra, per dirci un problema che è noi nostro, non ce l'abbiamo solo noi a Casoria, ce l'ha anche a Fragola, ce l'ha anche Cardito, ce l'ha anche Caivano e così via. Il problema della disoccupazione non può essere più affrontato col problema solo di Casoria, ma deve essere affrontato in un concetto di area metropolitana, che anche in questo caso andrebbe nel solco di quel risparmio dei costi di cui se ne sente l'esigenza. E con poche battute, con poche riforme sostanziali che questo governo dovrebbe mettere in campo, probabilmente per ottenere i risultati. E in quel protocollo di intesa, e poi mi taccio, perché se no il consigliere Balsamo dice che io vado oltre i tempi, ma dico, in quel protocollo di intesa, proprio sul suggerimento del consigliere del neoparlamentare Consiglio, noi abbiamo detto, guardate, c'è quindi questa fotografia, abbiamo un problema disoccupazionale che riguarda tutta l'area nord, noi dobbiamo fare in modo di incentivare dei protocolli di intesa con i comuni del nord Italia, che è più, diciamo, produttivo sotto il profilo economico, per cercare di far incontrare la domanda con l'offerta di lavoro. Ma abbiamo aggiunto, ripeto, proprio in seguito a un'interlocuzione con Andrea, i comuni d'Europa. Cioè, guardate, la verità è che proprio in quella chiacchierata, che Andrea ricorderà sicuramente, lui mi diceva, ma guardate, voi siete troppo limitati. Cioè, voi non pensate che noi non stiamo più a Casoria, città della regione Campania e dell'Italia. Noi siamo davvero messi, dobbiamo sforzarci a fare sempre di più un percorso affinché questa area venga messa in una logica europea, dove l'interlocuzione non si limiti al comune di Arezzo, con il quale è già in corso un'interlocuzione,
per capire se da quelle parti noi possiamo offrire quella disponibilità di risorse che sono necessarie in quella zona economicamente più ricca, ma perché non andarsi a confrontare con il comune di Cusè, per dirlo. Allora, in questo la presenza anche di Andrea ci darà, come dire, oltre dello stimolo del direttore, e qua io invito di fare domande come ho fatto anche a Pasquale, a tutti, al di là del tavolaccio che ci eravamo dati, in modo da rendere. E questo deve essere, secondo me, un po' l'obiettivo che ci dobbiamo preoccupare a raggiungere noi come comune e che stiamo cominciando per quello dei prossimi lavori. Ma io ti conosco bene il tuo modo di appassionarti e appassionato.